Un noto medico di famiglia 72enne di Torrette di Mercogliano è stato aggredito nel garage di casa a colpi di bastone che gli hanno provocato profonde ferite alla testa e in altre parti del corpo. L'uomo è stato trasportato in coma all'ospedale Moscati di Avellino, dove è ricoverato in prognosi riservata. È stato trovato una tarda mattinata a Riverso senza conoscenza all'interno del locale attiguo alla sua abitazione, dopo aver battuto tutte le piste e ascoltato testimonianze di congiunti e vicini di casa. In serata gli investigatori hanno individuato il presunto aggressore in un fratello del professionista con il quale i rapporti erano da tempo deteriorati. L'uomo ora si trova in stato di fermo. L'episodio ha scosso la comunità, dove la vittima era abbastanza conosciuta.